Quando è uscito il libro ho avuto un po' di problemi a scuola, diciamo. Mi ricordo che una mattina, dopo, insomma, alla fine delle lezioni, uscì dal cancello della scuola e il muro davanti alla scuola c'era un enorme fallo con scritto Melissa P, questo è per te. Ciao Adieu, bentornati a Brain Food. Abbiamo un ospite d'eccezione, siamo contenti, la scrittrice siciliana Melissa P. Ciao. Melissa, lui è Ben Hurst, il nostro chef. Ciao, piacere, ciao. Abbiamo, hope you like it. È un tartar di seppia. Un tartar? Tartar seppia. Ok. Fantastico, assaggiamo un po'. Quasi mi dispiace rovinarlo. Melissa, in realtà è uscito da pochissimo il tuo nuovo libro, che è appunto 2015, Un anno d'amore, oroscopo sentimentale per ragazze sveglie. Sì. Sottolineato ragazze sveglie perché ci sono anche quelle sceme che si fanno fare comunque, no? Quindi. Esatto. Le donne sono sveglie in qualsiasi cosa facciano, ci sono donne estremamente capaci nel lavoro. Nei rapporti d'amicizia, però poi quando si tratta di sentimenti sembriamo tutte delle sceme, almeno molti di noi sembrano delle sceme. Quindi come può una ragazza sveglia accorgersi di chi è accanto? Secondo me attraverso l'oroscopo. Per te è religione questo? Per me è totalmente religione, l'unica cosa in cui credo, perché credo che ogni pianeta emani delle onde elettromagnetiche che arrivano sulla Terra e quindi condizionano il nostro agire, il nostro pensare, anche il nostro aspetto fisico, il nostro essere. Una cosa che mi incuriosisce, che poi parlandoti, no, sei tutta graziosa, tranquilla, però poi hai alimentato, soprattutto nel tuo primo libro, un immaginario, no? Super erotico, tutto questo. E vorrei capire quanto è distante Melissa da quell'immaginario oggi. Chi è oggi Melissa? Guarda, io non mi sono mai vista come un sex simbolo, comunque non mi sono mai considerata una scrittrice erotica. Io ho raccontato semplicemente una storia di crescita che avveniva attraverso il sesso. Il mio intento non era quello di raccontare l'eros, non era quello di arrapare chi leggeva, era quello di raccontare la storia di un adolescente che, come Christian F. aveva fatto 20 anni prima, che però insomma si faceva le pere, in questo caso invece viaggiava attraverso una sua sessualità che imparava a conoscere. La cosa più bella che ti è stata detta in quanto scrittrice? La più bella è stata attribuita ad Alda Merini, ma non so se sia vero. Comunque è una frase bella a prescindere, che la trovo abbastanza pertinente. Pare che Alda Merini un giorno le chiesero che cosa pensasse di me e le rispose: Melissa è come una tartina poggiata su un vassoio d'argento che nessuno vuole prendere per paura di sporcare il vassoio. Una bella immagine, perché in effetti ho venduto tantissime copie, ma anche con un po' d'orgoglio posso dire di essere rimasta abbastanza un outsider, cioè non mi sono mai non mi sono mai voluta sentir parte di un mondo preciso. Infatti io frequento un po' tutti i mondi, l'editoria, la televisione, i giornali, ma non dico mai a qualcuno ti appartengo. Tra i tuoi detrattori, come dire, cioè, c'è chi ti definisce la velina della letteratura, è la cosa più brutta, la cattiveria più brutta che. Ma diceva, quando le hai lette, le sono tutte, ma che stronzi, no? Ma guarda, mille, appunto, la velina della letteratura, che non è cattiva in sé perché non trovo niente di sbagliato nelle veline. Semplicemente che sono bassa 1,49 m, non potrei essere velina neanche nella prossima vita, probabilmente. E a chi, che ne so, dice vorrei scrivere un libro a quattro mani con Melissa, ovviamente io scrivo e lei con le mani fa altro. Insomma, tutti. E tutte offese a sfondo sessuale, poi, perché poi questo è il paese del maschilismo, ovviamente, quindi una donna che parla di sesso deve per forza essere una prostituta, secondo gli altri, o comunque una che cioè, ci sta. Far passare invece che
per arrivare a scrivere in un certo modo c'è bisogno di talento, ma anche questo talento poi va alimentato, no? Va annaffiato, come dire. Da... Assolutamente, c'è bisogno di crescita, di urgenza, io la chiamo. Cioè, quando scrivi devi sentire l'urgenza, non puoi scrivere tanto perché fa fico scrivere, no? Perché oggi quanti scrittori ci sono che lo fanno perché è bello essere riconosciuto come scrittore o come cantante o come attore o come regista. Cioè, tutti ormai fanno lavori artistici, intellettuali. Però poi chi passa davvero, chi ha l'urgenza di raccontare il suo mondo, che sia cantato, che sia scritto, che sia visivo, e chi non ha l'urgenza si sente, perché tutto quello che fa risuona falso, risuona come quello di qualcuno che vuole a tutti i costi apparire, essere appunto riconosciuto come un artista. Allora, abbiamo senza latticini. Ah, grazie. Candeli con farona e asparagi. Perfetto. E un po' di prosciutto. Buonissimo. Grazie. Quindi senza latticini perché Melissa non mangia latticini. Non mangia latticini. Grazie. Ben. Allora Melissa, raccontami un po' quando sapevi di diventare una scrittrice, quando l'hai deciso. Quale libro ti ha formato più di altri? Ma guarda, io ho cominciato a scrivere, a saper scrivere a 4 anni e a 5-6 avevo già cominciato a scrivere le prime poesie e a 9 anni ho scritto il primo romanzo. Addirittura? Sì. Ce l'hai ancora? Sì, ho un quadernino su cui l'avevo scritto, ce l'ho a casa. Beh, lo devi pubblicare, è fantastico. Se... No, una storia molto pulp, non mi va di parlarne, però... A 9 anni una storia molto fantastica. Sì, era molto, molto dura, molto violenta. Diciamo che il primo libro che io mi ricordo di aver letto, poi vabbè, lascia stare le fiabe, che leggevo ovviamente da bambina. Ma a 9 anni il mio primo libro vero è stato Madame Bovary, che tuttora rimane il mio libro preferito, proprio il mio libro del cuore. L'ho riletto poi dopo tanti anni, l'ho letto 3-4 volte. Ogni volta che lo leggo, a seconda della mia età anagrafica, assume. Ovviamente trovo dei significati diversi. E a 9 anni trovai evidentemente dei significati che mi dissero, insomma, probabilmente questo è il mondo in cui ti puoi esprimere meglio, in cui ti trovi più a tuo agio. E hai avuto dei feedback, non lo so, gente che si è riconosciuta in tutto, penso al primo libro, no? Lettere ne hai ricevute? Ma tantissime, guarda, al tempo non si mandavano ancora tante mail, c'erano... Era ancora poco. Sì. Ma alla fine non è passato tanto, sono 12 anni, però già in 12 anni sono cambiate tante cose. E molte lettere scritte a mano di molti adolescenti che si riconoscevano appunto non tanto nelle esperienze sessuali, poi quelle le puoi fare o non puoi farle. Nel dramma esistenziale. Sì, nella solitudine della protagonista, e quindi il libro ha avuto successo per questo. Dici c'è il sesso, ma quanti libri sul sesso ci sono? Tantissimi. Il problema è che se non riempi di significato quel sesso diventa tutto vuoto, quindi il significato dei 100 colpi era... Faccio sesso perché mi sento sola, quindi ho bisogno di un abbraccio, ho bisogno di un contatto fisico, fondamentalmente. E tutta la gente si è riconosciuta in quello, perché cominciava già a nascere quell'alienazione che conosciamo oggi, che conosciamo sempre di più, i social network, gente nelle proprie camerette che scrive su Twitter, su Facebook e non vedono mai la luce del sole. Eppure gente che vede filmati porno dalla mattina alla sera e poi non, magari non riesce ad approcciare con... Esatto, e quando approccia poi magari ha quell'atteggiamento da porno divo senza però averne le qualità. Abbiamo la gallinella. Sì, assaggiamo questa gallinella. Buonissimo. Senti, invece la giornata tipo, perché tutti penseranno a trasgressioni, chissà cosa fai in una giornata tipo, no? Io sto tutto il giorno a casa con i miei gatti, il mio fidanzato, scrivo, leggo, guardo film, dopo aver scritto, dopo aver lavorato, la sera vado a prendermi un aperitivo con mio compagno fuori, ma non... Cose normalissime. Cose normalissime, vado a letto alle 10:30 di sera. Faccio yoga, medito, faccio... Nessuna orgia, nessuna... No. No, per niente, guarda, ma solo proprio il pensiero mi stanca. Non c'è più nulla che vorresti provare. No, me ne frega, no, ma a parte che non ho mai voluto provare, io non sono una particolarmente carnale, nel senso non sono una che pensa al sesso, non ci penso mai, non è un tema della mia vita.
E quindi mi fa ridere quando gli altri invece si immaginano che io sia quella, appunto, la mangia uomini che va in giro, ma... C'è mai stato un aneddoto, non lo so, penso... qualcuno che pensava di te, no? Tutto questo, poi ti ha visto da vicino e... Tutti gli uomini che ho avuto pensavano di aver trovato la Valentina Nappi, ma poi ovviamente c'è che si è innamorato e quindi siamo rimasti insieme anche se... Non sei Valentina Nappi. Anche se non sono Valentina Nappi. Però sì, come dicevi tu, la gente spesso si aspetta, e soprattutto gli uomini si sono aspettati fuochi d'artificio, quando in realtà erano i mortaretti, insomma, al massimo, cioè... Senti Melissa, qual è il tuo percorso? Che mi dicevi prima che in realtà non sei laureata, non sei nemmeno diplomata, quindi no, anomalo, dopo il tuo successo, com'è andata? Percorso è che appunto non ho preso il diploma perché il libro è uscito quando io ero ancora una studentessa, frequentavo l'ultimo anno del liceo classico, e quando è uscito il libro ho avuto un po' di problemi a scuola. Mi ricordo che una mattina, dopo insomma alla fine delle lezioni, uscì dal cancello della scuola e il muro davanti alla scuola c'era un enorme fallo con scritto Melissa P, questo è per te. E quindi, come ha reagito di fronte a te? No, vabbè, niente, mi sono messa a ridere, io e Anna, la mia amica, ci siamo messi a ridere. L'ho raccontato però a casa, quando sono tornata per pranzo. E si sono incazzati? Sì, mio padre si è incazzato, la notte è andato lì con le bombolette, ha provato a coprire, grande. L'ha coperto malissimo, quindi si continuava a vedere tutto con questo scarabocchio sopra. Però ecco, non è stato facile, anche perché coi professori non è stato facilissimo, nel senso che alcuni di loro, non tutti, ma alcuni di loro... si sentivano un po' scavallati, no? Dalla studentessa che pubblica un libro e ha successo, quindi i professori scrivono anche. Quindi scrittori mancati. Sono un po' scrittori mancati, quindi un po' questa cosa ha fatto forse un po' invidia a qualcuno. Insomma, è stato un periodo difficile, poi mi sono trasferita a Roma, mi sono iscritta a un liceo, solo che con la promozione, al tempo facevo la promozione in giro per il mondo, vabbè, non c'ero mai. È stato incredibile il successo del libro. Napoletano fatto da un inglese, con le tue mani l'hai fatto. Sì. Melissa, il programma si chiama Brain Food, quindi cibo per la mente. Con che cosa Melissa nutre la propria mente? Con l'ozio. L'ozio? Sì, credo che l'ozio, come dicevano gli antichi romani, sia il metodo perfetto per ricaricarsi, per appunto creare, pensare. E credo che la noia sia lo stimolo perfetto per creare, cioè perché se non ti annoiassi veramente non creeresti assolutamente nulla. Se fai troppe cose non hai bisogno di aggiungere, ecco. Ma nel senso, non lo so, a parte l'Oz, un libro che ti ha entusiasmato, un film che hai visto e ti ha folgorato? L'ultimo libro letto che mi ha molto colpito, emozionato, è stato Il Cardellino di Donna Tartt. È un libro che è un'enciclopedia di sentimenti e mi ha lasciato con un senso di vuoto per molti mesi. Devo dire, non lo consiglio a tutti, nel senso che è un libro che ti può portare a una profonda depressione, quindi devi essere... È straforte! No, ma io credo che la depressione sia il momento più creativo dell'essere umano, nel senso che, come si dice appunto dalle nostre parti, più scuro è mezzanotte non può fare, cioè... Dopo la mezzanotte comincia a esserci... Più nera la mezzanotte un po' vanita, come esatto. Si dice a Napoli, dalle due parti si dice esatto. Così, ma senza sempre borboni siamo. Invece per quanto riguarda i film, sono molto appassionata di serie televisive, più che di film. Ah, che serie? E guarda, vabbè, la ormai famosissima Breaking Bad è una serie che mi ha molto preso. E poi sono, nonostante il fantasy non mi piaccia, però sono una fan di Il Trono di Spade. E mi piace molto una serie che ho visto da poco, che si chiama Ray Donovan. Senti, ci lasci con un saluto agli amici di Fanpage. Agli amici di Fanpage io sono una negata per i saluti. Io mi sento un po' come Maria De Filippi. Non è la classica presentatrice così frizzante, è molto monotono, quindi io sono un po' Maria De Filippi, quindi i saluti, i lanci di pubblicità, diciamo che saluto i fan di Fanpage, okay. Facciamolo proprio sobrio al massimo. Perfetto, grazie. A voi, grazie mille.